Camminare, correre, andare in bicicletta dopo quasi 50 giorni. Gli spagnoli tornano all'aria aperta per fare qualcosa di diverso che la spesa al supermercato. Altre nazioni lo hanno già fatto da tempo, posso solo dire che mi mancava davvero vedere il mare e fare un po' di sport. Il governo continua a chiedere di mantenere le distanze di sicurezza e rispettare gli orari d'uscita, uno per la famiglia con bambini, uno per lo sport e un altro per anziani e persone vulnerabili. La prima cosa che ho fatto è stata prendere un po' di sole, camminare e tornare ad apprezzare la libertà. Un po' come quando a scuola vi permettevano di andare nel patio a giocare. Le regole però non sono sempre seguite da tutti e certi cittadini sono scioccati dall'atteggiamento sconsiderato di altri. Pensavo che le persone sarebbero state più attente, ma non lo sono. Dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto, credo che il governo dovrebbe di nuovo chiudere tutto, perché non siamo pronti. Molti esercizi commerciali si preparano a riaprire le porte. I parrucchieri possono lavorare su appuntamento. Diversa la situazione per chi ha dei dipendenti, perché sono di fronte all'incertezza. Possiamo lavorare da soli, un parrucchiere e un cliente. Non sappiamo come fare con i nostri collaboratori. Ci chiediamo se valga la pena restare aperti. In ginocchio anche il comparto turistico, vista la mancanza di clienti. Il proprietario di una pizzeria dice: il nostro esercizio è davanti al mare, viviamo di turismo. Per noi è un disastro, dobbiamo avere pazienza e adattarci a quello che verrà. Ora la soluzione è tener pazienza, sapersi adattare. Per ora è concesso l'asporto. Nelle prossime settimane bar e ristoranti dovrebbero essere in grado di riaprire al 30% della loro capacità. La Spagna ha previsto una graduale riapertura in quattro fasi. Il ritorno alla vita normale non è atteso prima della fine di giugno. Con i confini chiusi e con la mobilità ridotta dentro il paese, il settore turistico sarà uno dei più colpiti. Si potranno perdere miliardi di euro, quasi il 32% del PIL. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.